Amici, bentornati qui sulla Femilie. Siamo proprio a fianco alla Femilie, e bentornati anche in questa Toscana un po' arancione scura. E niente, volevo fare questo nuovo video per raccontarvi la mia ultima sventura sul camper, ovvero ho trovato un pezzo di pavimento infiltrato, cioè una vecchissima infiltrazione, era tutto asciutto, ma praticamente c'era morbido. E ho trovato morbido praticamente intorno allo scarico delle acque nere in coda, proprio vicino alla parete posteriore, che era già stata aggiustata, la parete posteriore, se vi ricorderete. E quindi ero lì sotto per semplicemente dare dello stucco vetroresina da dentro alla paraurti laterale, per coprire, per tappare un po' di crepettine che c'erano, normali, niente di che. E vedo sta cosa che è morbido, al che chiamo il mio riparatore e gli faccio: senti, ma è normale che intorno allo scarico delle acque nere ci sia, intanto è calato il sole, grazie sole, è normale che intorno allo scarico delle acque nere ci sia solo polistirolo e non ci sia il compensato? Ciao Joselito, senti, ti fo una domanda. Secondo te questa è la valvola di scarico delle acque nere? Qui intorno il pavimento sotto è come se ci fosse solo polistirolo. E lui fa: no, non è tanto normale, buca e vedi cosa c'è. E bucando praticamente c'era legno sbriciolato, erano briciole. Amici, bentornati sotto a Camper Disagio. Come vedete oggi sto togliendo un po' di compensato, più che marcio, sbriciolato qui sull'angolo intorno al serbatoio delle nere, allo scarico delle nere. Dopo mesi mi sono preso coraggio, anzi in realtà è stato casuale, infatti non ero tanto pronto psicologicamente a questa cosa. Comunque ho preso coraggio e ho detto: bene, andiamo a vedere come è messo sotto scocca la parte dietro, perché tutto il resto è super super sano. E qui ho trovato probabilmente quella che probabilmente è la conseguenza dell'infiltrazione che avevo nella parete posteriore. Ora sì, vabbè, tutti mi commenterete: ah, basta, buttalo via sto camper, che sfiga, eccetera. Vabbè, che vi devo dire, non lo butto, per ora non lo butto, va bene. E comunque questo è un lavoretto facile, la trave è sana, quindi l'altra trave non l'ho trovata, ma penso idealmente sia qua, è durissima, quindi direi che posso star tranquillo. Ora vado avanti, tolgo un po' di cose, poi ho comprato del compensato fenolico e lo incollerò. Tante volte non ho tocca prendere, fare un incoraggiamento psicologico per mettere mano a questo coso, poi ti stia arriva tutta la roba in faccia. Ora ci rido perché l'ho risolta, ovviamente alla grande, ormai apro partita IVA per riparazioni tra un po', anche se sono veramente, ma veramente tanto broccione, ma tanto broccione. Comunque vabbè, sono stato in paranoia una settimana totale, proprio, cioè con la sera così a ragionare su come togliermi questa bega, cioè mi è passato per la mente di tutto. Alla fine sono andato a Bricoman, ho preso un compensato fenolico, che quello marino non c'era, e quindi ho preso fenolico, ho pulito il tutto e ho fatto il lavoro. Madonna, che botta stare seduto, cioè stare steso in questo modo, mi si è addormentato un braccio. Comunque vabbè, vi aggiorno un po', questa è la situazione. A parte vabbè, qui il compensato da cambiare, ho trovato un pezzetto di travetto marcio qua, cioè sono due travetti che si incontrano qui in questa piccola T. Ora vedete che qua c'ho il telaio, qua c'ho un altro coso assolutamente stabile, che sono ex piedini di stazionamento arpionati bene, quindi sono super stabili. Quindi è veramente un pezzetto piccolo che non mette in nessun modo in pericolo il cedimento. E probabilmente, insomma, sicuramente farò un rabbercio, quindi incollerò del legno su quello vecchio, diciamo sano, visto che comunque il pezzettino è molto piccolo e è una zona che tra l'altro non si calpesta. Credo che sia per via di quando il genio ha avuto una perdita d'acqua dietro la doccia, perché esattamente lì sopra, quando il genio ha avuto la perdita d'acqua, gli è andato a cosare tutto. È tutto asciutto, tra l'altro. Quindi se avete visto un po' di prove di questa colla poliuretanica, capite, cioè ci incollo il legno e poi sarà più facile stroncare il legno che staccare i pezzi incollati. Quindi direi che
si può stare tranquilli, però vorrei trovare il modo migliore, diciamo, di ancoraggio di questa cosa. Per fortuna è molto circoscritta la cosa, quindi non mi sto disperando, anche se ieri quando cioè la scorsa settimana quando ho trovato il bagnato, cioè sono messo una panchina così. Sono stato ore su una panchina a fissare il vuoto. Ora che cazzo faccio? Ah, disagio, disagio. Che altro mi inventerai? Ah, vedi, qua è duro, quindi solo un pezzo di trave. Così come qua è duro, qua è duro. Quindi il sopra è duro. Quindi è proprio sta cosa qua. Non so come ha fatto. Comunque, qui è un pochino arzigogolato, quindi inietterò un po' di schiuma. E qui semplicemente incollerò le travi e poi ci metto il pannello sopra. Mi sembra la soluzione migliore. Piuttosto che sbuzzare il bagno da sopra o smontare questo, che poi qua è sano. Qua, da qui in poi è sano, quindi proprio non capisco perché devo smazzarmela, sinceramente. Allora vi aggiorno, ho già incollato il primo pezzo di legno, qui, un sacco di colla, e vedrete che siccome non era tutto marcio questo travetto qua, ma solo la parte più in giù, l'ho incollato sulla parte sopra che è sana, quindi la parte a contatto al pavimento è abbastanza sana, quindi gliel'ho incollato sopra e vedrete che sarà più facile che si spezzi una trave originale di questo, perché sta colla qua è proprio indistruttibile. E ora incollo questo pezzo qua, qui invece arrivo proprio a toccare il pavimento, però ci metterò, non vedo se una contropiastra, eccetera. Però sono tranquillo, ripeto, questa non è una zona che si calpesta e quindi c'ho questo e c'ho questo. Ve lo dico, come vi ho detto in altri video, non fate come me, se volete sbuzzare tutto il bagno fate benissimo voi a farlo, io non ho voglia. Quindi adesso ho fatto un altro pezzo di legno, che è questo qua, e vediamo se ci va. Vediamo, perché ho sbagliato? Ho sbagliato? Ho preso il pezzo di legno sbagliato. Questo è lo scarto. Ho preso quello sbagliato. Cioè, quello giusto? No, l'ho lasciato alla segheria. Va bene, lo vado a prendere. Eccolo, trovo. Aia! Per fortuna l'ho trovato. Ah, le costole. Ah, che è? Ah, vediamo se ci va. Posizioni strane. Ok, vediamo se ci entri. Da bravo. Fai il bravo pezzetto di legno. No, non ci entri. Troppo largo? No. E si fa? E mi invento. Era 4 cm. Gli spazi che restano vuoti, un po' li incollo con la colla e un po' andranno. Ci metterò la schiuma, quindi sono a posto. Vediamo un po'. Dai, bello. Sì, così mi piace. Così quasi mi piace. Ah. Come vedete, ho incollato tutti i travetti. Non sarà come avere un travetto unico, però fidatevi che ci potrei ballare la rumba. La schiuma si è espansa, l'ho tagliata, l'ho messa un po' anche intorno al tubo delle acque nere, un po' qua perché c'è un po' di spazio. Quindi ora arriva la parte difficile, ovvero le cose precise, ovvero fare una cosa a misura che riesca ad andare intorno al tubo delle acque nere. Tra l'altro, nel fare questo lavoro qua, praticamente ho trovato il modo di fare questo, distruggendo definitivamente questa giacca. Vedete, questa è colla. È colla l'adesivo poliuretanico, perché quando sei sotto al camper sei un po' scomodo. E anche i capelli, ora non si vede più tanto, ma qui sulla pelata si vede. Mi sono impattato sulla schiuma poliuretanica, o credo sulla colla, non lo so. No, no, cavolo.
Mi sono incollato i capelli. No, maledetto. Vabbè, magari me li fa crescere di più. A un certo punto ho sentito e avevo la testa incollata al pavimento. E quindi niente, ho sostituito questi pezzi di legno, ho fatto un po' tutto il lavoro e alla fine ho fatto la rifinitura con guaina, bitumi, gomma liquida, di tutto, di più, eccetera. Allora, vi faccio vedere a lavori finiti come è venuta la cosa. Non avevo più voglia di riprendere il giorno dopo e quindi non avevo voglia di riprendere. Volevo chiudere perché mi ero rotto lo scatto. Si era rotto la coglione. E quindi vi faccio vedere come ho fatto. Ah, è venuto molto bene. Ecco qua, date figata. Quindi questo è il mio pannello. Ho ricoperto il tutto, quindi l'ho incollato con la supercolla che sapete. Qua, nell'intercapedine, diciamo, dove sta il tubo, ci ho infilato della schiuma poliuretanica. Tutte le giunture le ho fatte con la guaina liquida della Titan. E poi niente, ci ho messo la gomma liquida, anzi, ci ho messo il bitumi della Saratoga, la gomma liquida e altro bitumi e altra gomma liquida. E secondo me è molto solido, molto potente questa cosa. Direi che siamo super a posto. Il bitumi è questo qui. Super, uno spray al bitume, appunto, funziona alla grande. E poi ovviamente la gomma liquida, questa qua che è acconciata male perché comincia ad essere vecchiotta, e questo, la mia cara vecchia guaina della Titan, dove c'ho anche il boccione grigio che userò per altre cose. E basta. Poi questo qui per attaccare i cavi, nastro butilico, questo lo attacchi e non si stacca mai più. Andata. Finito questo lavoro mi è venuta in mente anche un'altra cosa, perché a un certo punto io mi devo comunque imparanoiare sul camper, quindi ho pensato, perché mi devo imparanoiare il giorno in cui si potrà andare all'estero a viaggiare? Perché devo stare in paranoia sul discorso del gas? Punto primo se lo finisco. Punto secondo sul fatto di stare in giro lasciando un gas aperto nel frigorifero trivalente, in un mezzo che comunque è vecchio. Il mio frigo trivalente funziona benissimo, l'ho provato in vari modi, funziona alla grande, cioè ti surgela la roba. Però alla fine mi è venuta un'idea geniale che è banalissima, ovvero prendo un frigo a compressore aggiuntivo. Questo frigo a compressore aggiuntivo mi consuma, come sapete, i frigoriferi a compressore non consumano nulla di batteria, lo attacco all'accendisigari che ho subito lì e in questo modo se domani dovessi vendere il camper, gli vendo comunque una cosa integra, che è il frigo normale, senza aver smontato nulla, che funziona, e io il mio frigo me lo tengo. È un frigo che costa circa 500 euro, quindi tra un po' lo prenderò, ora non ha senso comprarlo, visto che siamo bloccati a casa. Ho pensato, e poi se voglio fare un viaggio in macchina me lo porto indietro, se appunto voglio cambiare mezzo ce l'ho. È un frigo che durano tantissimo e lascio l'integrità di tutto che poi funziona, è perfetto, eccetera. Quindi mi è sembrata un'idea geniale. In più non mi devo scervellare, cioè a quel punto il gas, se vado in giro in estate, lo uso esclusivamente per il fornello e per l'acqua calda. Come vedete, qui c'ho il mio vecchio frigo normale, trivalente. Qui in qualche modo metterò il frigo aggiuntivo, il frigo quello a compressore, e qui ho una splendida presa 12 volt a 120 watt. Questo frigo mi sembra aver capito ne piglia 34 di watt, quindi sto a posto. Si accende con le luci normale. E qui c'ho il mio frigo bello, libero, indipendente, che posso tenere acceso senza accendere il gas quando sono fermo o quando sono in sosta libera. Direi che è il top. Ah, e questo è il nuovo coperchio per la cucina che ho fatto. Piuttosto spreciso, ma mi piace un sacco. Anche se mi piacerebbe cambiare anche questo qua. Effettivamente, ora posso aprire o questo. E qui sono lavati, tranquilli, sono lavati, sono solo lì. In questo modo posso avere un piano di lavoro in più quando uno cucina, o l'uno o l'altro. Lascia sta cosa. Gli ho messo una vernice per piani di lavoro, parecchia, quindi
Penso ci si possa anche tagliare, affettare e fare cose. Che dire amici, per questo aggiornamento è tutto. L'altro giorno mi sono accorto che il canale va. Ho scoperto che ho guadagnato pochi ma dei soldi su questo canale con la monetizzazione. Non pensavo, devo sentire il commercialista come, su come gestire questa cosa, perché non pensavo sinceramente. Io vedevo una roba due cifre, cioè pochissimo. Invece mi è arrivata una mail da Google e dice: guarda, ti vorremmo pagare. Boh, ok. Quindi grazie di tutte queste visualizzazioni, grazie per i commenti. Mi fa piacere quando mi chiedete anche dei consigli, che oggettivamente non mi sento tanto titolato a dare, visto che la mia esperienza alla fine è poca, ma se posso dire la mia, se volete ve la do. Grazie anche per le critiche, che comunque sono divertenti talvolta, quelle divertenti, se no se sono costruttive ovviamente si accettano. E niente, vi ringrazio, ci si vede nel prossimo video, sperando di inventarsi qualcosa. Io non so più, mi piacerebbe fare un video a settimana, ma sono pieno di lavoro e non c'è nulla da fare. Vabbè. Ciao, grazie.